Buongiorno a tutti, sono l'astronauta Paolo Nespoli e vi parlo dalla Stazione Spaziale Internazionale, la mia casa laboratorio in orbita attorno alla Terra. Dal 2000 a oggi la Stazione Spaziale è permanentemente abitata da astronauti di 12 nazioni diverse, rappresentanti del genere umano che si danno il cambio per portare avanti esperimenti indispensabili per approfondire le nostre conoscenze tecnologiche e scientifiche. Stiamo parlando di uomini e donne che riescono a cooperare insieme nonostante le condizioni di isolamento e confinamento, nonostante la diversa nazionalità, cultura, religione ed estrazione sociale, tutto in nome della necessità di continuare il progresso dell'umanità. È su questi presupposti che l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea, in collaborazione con RAM, Radio Arte Mobile e Città dell'Arte, hanno deciso di promuovere un progetto molto particolare, Space 3. Questo progetto è nato con l'intento di sensibilizzare le coscienze dei cittadini di tutto il mondo rispetto ad alcune criticità che affliggono il nostro pianeta e per coinvolgerli attivamente nel suggerire i migliori esempi di comportamenti sostenibili. Space 3 è uno strumento molto semplice, è un'applicazione elettronica, app, che permette di comporre delle fotografie combinando le immagini scattate a terra con quelle che io invio dallo spazio attraverso il simbolo del terzo paradiso dell'artista Michelangelo Pistoletto. Ogni utente ha la possibilità di scegliere uno dei 6 temi selezionati da Pistoletto tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Le composizioni risultanti vengono poi unite in una social artwork particellare che è visibile attraverso la app. L'obiettivo è quello di creare un'opera collettiva planetaria ricca di idee e proposte per il pianeta che possa fungere da ispirazione per creare un cambiamento responsabile e sostenibile nella società. Si tratta di un'iniziativa apparentemente lontana dal mondo, dal mio mondo, ma in realtà strettamente connessa ad esso. Basti pensare al nome e al simbolo della missione di cui ho l'onore di far parte, VITA, acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia e Abilità. Il logo della missione è costituito proprio da una rivisitazione del terzo paradiso di Pistoletto, nel quale compaiono altri elementi, un filamento di DNA, un libro e la Terra. Proprio questi messaggi rappresentano una sintesi della mia attività qui sulla Stazione Spaziale Internazionale e richiamano gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite. Condividiamo tutti gli stessi obiettivi: tesorizzare e proteggere l'acqua, la terra e il clima, garantire cibo e salute a tutti, raggiungere e mantenere livelli sostenibili di produzione e consumo. Agenzia Spaziale Italiana.